Gentilissime amiche e gentilissimi amici, eccoci di nuovo qua da RDA Radio 1 circuito VRA Radio. Ci dobbiamo collegare con la nostra redazione di Imperia, dove c'è Marco Follese che ci parlerà del post Gran Premio di Formula 1 di Francia. Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Vittoria di Verstappen sul Red Bull nel Gran Premio di Francia davanti a Hamilton e Russell su Mercedes. Quinto Sainz su Ferrari, purtroppo è uscito Leclerc quando era in testa. Alla partenza Leclerc, partito in pole position, tiene tranquillamente dietro Verstappen e da qua inizia la loro battaglia con Verstappen che molte volte in DRS, che prova a sorpassare Leclerc ma non ce la fa perché la Ferrari andava molto molto bene. Allora alla Red Bull decidono di far entrare Verstappen mentre le gomme dure, mentre la Ferrari di Leclerc esce fuori, e qua c'è stato il patatrac, errore di Leclerc che ha perso la macchina e è andato a muro sulle gomme che fanno il muro e purtroppo si è dovuto ritirare. E è entrata la safety car, gli hanno cambiato le gomme e là è stata una vittoria facile per Verstappen, che aveva la macchina superiore rispetto alle altre. Forse Sainz, che ha fatto un bel recupero, era ancora più superiore, ha fatto dei sorpassi fantastici su Russell, su Perez, dall'ultima posizione era arrivato terzo, però aveva la gomma consumata e la Ferrari l'ha fatto rientrare. Io non l'avrei fatto rientrare, avrei rischiato. Aveva anche 5 secondi di penalità, si poteva giocare benissimo il podio. La Ferrari si è dimostrata, secondo me, la macchina superiore. Leclerc andava fortissimo, teneva dietro, non dico tranquillamente, ma quasi, Verstappen. L'olandese della Red Bull non ce la faceva sorpassarlo nonostante il DRS. Una macchina forse col posteriore dietro che non era messa tanto bene per la Ferrari, ma l'hanno fatto per non consumare le gomme, forse è questo che ha portato all'errore Leclerc. Nella Formula 1 ci stanno, hanno sbagliato i campioni, ha sbagliato Schumacher, ha sbagliato Senna, ha sbagliato Hamilton, Verstappen, è un errore, ci sta. Peccato perché il mondiale è quasi finito, nel senso adesso sono più di 60 punti di svantaggio per Leclerc e sono stati buttati punti assurdi. Vabbè, l'affidabilità in due Gran Premi, Leclerc è uscito perché si è rotto il motore, Spagna e Azerbaijan, poi strategie sbagliate come a Monte Carlo, poi l'uscita di oggi, sì, 4 gare dove potevi fare bottino pieno, dove la Ferrari è superiore. Io l'ho sempre detto dall'inizio stagione, questa macchina è fortissima e lo dimostrerà ancora il prossimo Gran Premio Ungheria. Ferrari favorita anche per il circuito, non ci sono, c'è solo un rettilineo al traguardo ma poi tutte curve dove la Ferrari guadagna e purtroppo è così, si perde il mondiale per errori, forse anche per inesperienza, perché troppi anni che la Ferrari che non lotta per il mondiale, la Red Bull più abituata, però le basi per il futuro ci sono perché la macchina è forte, è veramente veramente forte, il motore sta, adesso lo stanno potenziando, va bene, speriamo bene per i prossimi Gran Premi, prenderci delle vittorie. C'è anche Monza, c'è Spa, mancano ancora 10 gare, non è finita, ma al 90% ha vinto la Red Bull mondiale. Ci proveremo il prossimo anno con una macchina super competitiva. Con questo vi saluto, un ciao dal vostro Marco, alla prossima. Un ringraziamento a Marco Follese dalla redazione di Imperia, chiaramente siamo concordi con lui al 100%. Un mondiale buttato alle ortiche dove Leclerc, Jean Leclerc, poteva essere veramente il nuovo campione del mondo. Salvo un miracolo, ragazzi, significa che Verstappen dovrebbe uscire su 3 circuiti e non piazzarsi a punti, ma a Verstappen adesso sarebbe sufficiente arrivare sempre tra il secondo e il terzo posto e il mondiale l'ha vinto comunque. Però questo è quanto è successo. Un ringraziamento sempre all'opera immensa di Marco Follese che ci commenta senza veli e naturalmente con naturale sincerità e genuinità questi post Gran Premi di Formula 1 che ci appassionano sempre di più. Ringraziamento quindi a tutti quanti voi per l'ascolto, un saluto da Roberto De Angelis da Roma e un saluto da Marco Follese da Imperia. Ciao, ci risentiamo al prossimo appuntamento di Formula 1.